si scopre che i rapporti scambio-tocco sono compatibili con un manufatto probabilmente, e metto sempre il punto interrogativo perché ancora andrà contestualizzato, ma con molta probabilità si tratta di un reperto di periodo romano, perché il rapporto, almeno il rapporto stagno-piombo, è un rapporto compatibile con questo periodo. Poi, non contenti di questo lavoro, tutta questa parte durata un anno, ci siamo interfacciati con l'Università di Padova, col professore Archioli, che è uno dei massimi esperti al mondo di bronzo, che ha prelevato veramente un microcampione dalla parte esterna per dare ancora delle informazioni su come è stata prodotta questa testa di luna e che cosa è stato visto. È stato visto, questa è un'analisi metallografica della testa leonina, è stato visto queste aree marrone chiaro e marrone scuro, sono le fasi alfa, le fasi delta del bronzo, che è un bronzo che è stato fuso e raffreddato lentamente, non è stato lavorato ulteriormente, che è una tecnica che anche i romani, come anche altri, utilizzavano in passato.